Cerchiamo notizie utili per il ritrovamento di questo cane che vedete nelle foto. Non si hanno più notizie dallo scorso 22 ottobre. Il cane si è allontanato da Tovi di San Pietro di Borgo Val di Taro. Ha un collare rosso di tessuto con simil targhetta, portachiavi in plastica, colore lilla. Segno caratteristico, una cicatrice vistosa sulla coscia sinistra. Attualmente è più magro rispetto a come appare nelle foto, è molto diffidente con gli estranei, ma estremamente socievole con i suoi simili. I suoi padroni disperatamente cercano sue notizie. Chiamate se ne avete il 380 7704 447 oppure lo 0525 980 11. E ora andiamo a Berceto, dove si è tenuta la quinta edizione del premio letterario Malerba, che è stato vinto quest'anno dallo sceneggiatore Carlo Longo. È stata la bellezza a trionfare alla quinta edizione del premio Malerba. La bellezza spudorata e celebrata di Paolina Bonaparte, sorella di Napoleone e musa del Canova, protagonista dell'omonima sceneggiatura di Carlo Longo. È lui il vincitore del concorso letterario dedicato allo scrittore che ebbe i natali a Berceto. Un progetto che si propone di tenere viva la memoria dell'autore e di tramandare l'opera promuovendo giovani talenti della narrativa e della sceneggiatura. La premiazione di Carlo Longo si è tenuta nel pomeriggio di venerdì 31 ottobre a Berceto presso il Museo Pier Maria Rossi. In mattinata l'autore aveva incontrato invece a Parma i ragazzi dell'Istituto d'Arte Toschi insieme agli altri membri della giuria, tra cui il presidente Anna Malerba, moglie di Luigi, e il docente di storia del cinema Michele Guerra. L'attore Roberto Nobile ha letto un brano dell'opera vincitrice, la sensuale scena in cui Canova prepara il bozzetto in Creta per la celebre statua di Paolina. Presenti all'evento anche il sindaco di Berceto Luigi Lucchi e Roberto Moliterni, vincitore nel 2010 della prima edizione del concorso che ha vinto quest'anno il premio indetto dalla RAI, la Giara d'Oro. Tutte le opere vincitrici del premio Malerba vengono premiate con la pubblicazione da parte di Muppa Editore. L'amministrazione comunale di Bardi organizza un corso invernale di yoga della tradizione con l'insegnante Stefania Vecchiarelli da lunedì 10 novembre dalle 16.30 alle ore 18 presso la palestra comunale. Per informazioni dovete rivolgervi all'ufficio segreteria del comune a Renata Romitelli. Ai partecipanti è richiesto un versamento di 25 euro a fronte delle spese assicurative e la dotazione di un tappetino personale. E adesso nel prossimo servizio parliamo del taglio della legna e come purtroppo molto spesso chi fa il nostro lavoro, i giornalisti, ignorano certe leggi e di conseguenza realizzano poi dei pezzi e dei servizi che possono anche confondere la realtà. L'ignoranza di certi giornalisti nel senso di ignorare le leggi. Ho letto nei giorni scorsi un articolo in cui si parla della devastazione provocata dal taglio della legna in montagna. Vorrei chiedere al giornalista che ha fatto l'articolo se ha mai letto tutte le normative che regolano il taglio della legna. Si renderebbe conto che è una delle normative più pesanti che ci sia. Stiamo continuando a far decidere per la montagna a chi di montagna non vive. E non ci vive. E se ci vive è una piccola percentuale di abitanti che immagino viva più di risorse statali che di frutti della montagna. Una delle ultime risorse che alla montagna è rimasta è la legna, già gravata da norme così pesanti che ne rendono già ora difficile la possibilità di utilizzarla per la sopravvivenza per chi ne vive. Un consiglio al giornalista, prima di fare allarmismo, si lega le norme e si renderà conto che, se vuole, può essere più che sufficiente chiedere di far valere tutte le norme infrante nei boschi che ha visitato e che abbiamo visto sulla Gazzetta. Questo non per dire che i boscaioli sono dei delinquenti, ma per far capire che il lavoro ha aiutato, riducendole le norme e non aumentandole. Questo articolo provocherà controlli e magari un inasprimento delle norme verso i montanari, e non ne abbiamo bisogno, perché come sempre per la montagna decidono quelli che in montagna vengono a fare le scampagnate. È ora dunque di dire basta. Maggiore sensibilità per la montagna vuol dire mettere in campo quegli strumenti che fanno vivere la montagna e non quelli che la fanno morire. E visto che di risorse pubbliche giustamente non ce ne sono più, è ora che la montagna viva delle sue risorse. Ma dobbiamo permetterglielo. Non creiamo casi che non esistono, ma semplifichiamo le norme e impariamo ad essere più comprensivi verso il lavoro degli altri.
La Società di Mutuo Soccorso Imbriani di Borgo Taro organizza il pranzo sociale domenica 16 novembre alle 13 al Tiffany di Porcigatone. Il ritrovo presso la sede sociale sarà alle 11.30 e la partenza per il ristorante alle 12.30. Tutti i soci e gli amici sono invitati a partecipare. Le prenotazioni debbono pervenire entro il 14 di novembre. Potete chiamare il 320-7859-914, risponde Umberto, oppure Luigi al 333-5931-696. E ora andiamo a Bedonia, dove si è tenuta l'assemblea ordinaria del circolo di lettura Primo Lagasi. 393 soci iscritti e 1800 prestiti di libri costituiscono il bilancio di un anno e mezzo di attività della Biblioteca Comunale di Bedonia, gestita dal Circolo di Lettura Primo Lagasi. Circolo di Lettura che ha tenuto presso il Centro Civico della Peschiera la propria assemblea ordinaria, durante la quale sono stati analizzati i risultati conseguiti e le prospettive raggiungibili. Rispetto ai numeri dell'anno scorso, sono molti i bambini che si sono iscritti, abbiamo nuovi bambini e in effetti il circolo di lettura ha comprato, su suggerimento delle educatrici del nido della scuola materna, molti libri per bambini. Insomma, non sono tantissimi perché rimaniamo sempre una piccola biblioteca di provincia, però per essere quello, diciamo che la nostra attività sta andando davvero alla grande, per questo vi ringraziamo. Oltre al prestito dei libri della biblioteca, che rappresenta l'attività principale, il circolo di lettura Primo Lagasi si occupa anche della promozione di iniziative culturali di diverso genere, a partire dalla presentazione dei libri. Abbiamo un novembre interessante perché per Cioccolataro avremo Sara Rattaro, che era già stata presente l'anno scorso, che è una delle, diciamo, delle scrittrici emergenti, forse ormai già piuttosto affermata e conosciuta a livello nazionale. E il 22 di novembre avremo poi Davide Barilli, che è reduce dal secondo posto al premio Chiara Varese, che è un giornalista della Gazzetta di Parma, ma è anche uno scrittore, anche lui affermato. Oltre a questo ci sono iniziative, altre iniziative, come per esempio tutte quelle legate all'ambito della collaborazione con le scuole per il discorso della conoscenza del mondo dei libri da parte dei bambini. E stiamo, un po' cercando di mettere in luce un'iniziativa sul discorso del centenario della Prima Guerra Mondiale, coinvolgendo un po' tutte le associazioni del paese. Questa la stiamo ancora un po' studiando, però sarebbe interessante per il 2015 fare una serie di appuntamenti di vario tipo proprio su questo tema. Insomma, l'idea è quella di essere un centro che fa cultura nel paese e che fa varie iniziative. Sempre sul discorso dei bambini avremo una presentazione proprio per Santa Lucia, quindi quel giorno clou nella vita dei nostri bambini, la presentazione di un libro di Raffaella Tafuri, che presenterà appunto questo libro per i più piccoli, da 0 a 6 anni. Insomma, una serie di iniziative, e ci piacerebbe coinvolgere sempre più persone in queste nostre attività. Più siamo, insomma, questo è un invito, più siamo, più riusciamo a organizzare iniziative, manifestazioni e a vivacizzare la vita culturale del paese. Le previsioni meteo di domani, mercoledì 5 novembre: al mattino molto nuvoloso con piogge e temporali, al pomeriggio e in serata molto nuvoloso con piogge intermittenti. Le temperature minime tra 5 e 10 gradi, le massime tra 11 e 16 gradi, i venti saranno deboli moderati. È tutto, grazie per averci seguito. Subito dopo di noi, intorno alle 20.45, va in onda il nuovo programma sportivo, che va in onda la domenica sera su Teleeducato, si intitola Goal Time, al termine il nostro TG. Noi ci vediamo domani, buonasera.